A proposito però di esplosione, oggi si ricorda la strage di Viareggio. 6 anni dopo quella tragedia, anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi è al fianco dei familiari per la richiesta di giustizia. La paura è infatti quella della prescrizione. Ma ricordiamo con questo servizio cosa avvenne a Viareggio 6 anni fa. So you think you could tell heaven from hell. Blue skies from pain. 29 giugno 2009, ore 23:48, il treno merci 50-325 Trecate Gricignano con il suo convoglio di 14 carri cisterna contenenti GPL deraglia per cause probabilmente legate al cedimento del carrello del primo carro cisterna all'altezza della stazione di Viareggio. Dal primo carro fuoriesce il gas GPL che al contatto con l'ossigeno e alla prima possibilità di innesco si incendia ed in pochi secondi provoca la tragedia. I danni sono immediati e 11 persone muoiono in pochi minuti, investite dalle fiamme o travolte dal crollo degli edifici. Altre 2 persone sono stroncate da infarto e decine restano ferite. Di queste, 20 rimangono gravemente ustionate e muoiono, molti anche a distanza di diverse settimane dall'evento, per le bruciature riportate su gran parte dei loro corpi. Il deragliamento si è verificato in corrispondenza del sovrappasso pedonale che scavalca il fascio binari sud della stazione ferroviaria di Viareggio, collegando via Burlamacchi con via Ponchielli. Il gas si è propagato in direzione di quest'ultima via, nella cui area si registra infatti il maggior numero di vittime, feriti e di edifici crollati o danneggiati. In totale la strage di Viareggio ha fatto contare 31 vittime, 33 considerando i 2 deceduti per infarto e 25 feriti. I funerali di Stato, ai quali hanno partecipato almeno 30.000 persone, si sono tenuti il 7 luglio allo stadio Torquato Bresciani per 15 defunti, mentre altri 7 hanno ricevuto le esequie con il rito musulmano in Marocco. How I wish you were here.